Alle 10:45 suona la campana della torre comunale di Arezzo, così come suonò 70 anni fa e gli aretini capirono di essere stati liberati dai tedeschi. Come suonò 70 anni fa, proprio per sottolineare quel momento, Arezzo libera dopo gli anni della guerra, dopo le devastazioni, è ancora con tanto da fare ma con la speranza di un futuro migliore. Il 70° anniversario della liberazione della città di Arezzo è stato celebrato con le consuete cerimonie istituzionali, la Santa Messa, la deposizione di corone di alloro ai caduti e l'alzabandiera a poggio del sole. Toccante ma poco partecipata dai politici locali, la cerimonia svoltasi presso la sala consiliare del comune di Arezzo. Dal punto di vista proprio delle presenze dei consiglieri comunali, da segnalare oltre al presidente Ralli, c'era soltanto il capogruppo del PD Matteo Bracciali e il consigliere Elisa Bertoli. Se non lo fai tu, lo faccio io, tiriamo le orecchie ai tuoi colleghi che invece non erano presenti, cioè la presenza ovviamente non è obbligatoria, ma insomma in questi casi... No, mi rendo conto che le celebrazioni di mattina sono complicate per chi lavora, per noi però questo è... Però la campana suonata alle 10:30? Sì, alle 10:45, quindi 10:45 suona la campana, come dire, io credo che tutti i consiglieri che erano al lavoro si siano ricordati che oggi è una giornata importante, però al di là di questo, insomma, per il PD era fondamentale stare qui. La cerimonia ha visto la lettura di un videomessaggio da parte del colonnello, allora brigadiere Henry Brooke del Queen's Royal Lancers, al comando dei 4 carri armati Sherman che entrarono ad Arezzo e la liberarono. Early on the 16th of July 1944, the Germans then withdrew from Arezzo and one of our squadrons drove up into Arezzo. And that was the day of liberazione. Il mattino presto c'era i tedeschi si sono andati fuori, poi uno dei nostri carri armati si entrò in città e l'elevazione di Arezzo è molto partecipato anche dei partigiani e della resistenza. Una cerimonia al cimitero di Indicatore che ospita i resti dei soldati alleati caduti in territorio aretino ha chiuso le celebrazioni di questo 70° anniversario. 1267 soldati morti per la libertà e la democrazia del territorio aretino e la cui memoria oggi ha il giusto posto nella storia. Sì, l'Italia ha la reputazione in Inghilterra di essere un paese di vacanze, di sole e tutto, però purtroppo l'esercito nel 44-45 ha scoperto ben una cosa diversa. E l'avanza dalla Sicilia nel 43 a fine della linea gotica nel 45 fu una cosa molto dura, però non era molto ben conosciuta come campagna militare in Inghilterra perché i giornalisti e tutti stavano con quelli che hanno invaso la Francia per Normandia, in D-Day si chiama noi. Faceva più notizia, diciamo. Sì, esatto, sì. Questo è un esercito un po' dimenticato. Così adesso è molto importante che c'è questo bilancio equilibrato un po' nella storia, sì.